Ciao, sono Zane di Turbola.it. Questa è la mia recensione del progetto UbiCoin, una nuova piattaforma per la compravendita di merci fra privati modellata seguendo lo stile che ha reso celebre eBay. A differenza della vecchia baia tradizionale, però, la piattaforma di UbiCoin adotta le criptovalute e permette appunto di pagare per le merci acquistate tramite un token proprietario chiamato appunto UBC, UbiCoin. Vediamo di cosa si tratta. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sempre, prima di cominciare ci tengo alla massima trasparenza. Questo video è stato effettivamente sponsorizzato da UbiCoin. Come ho già detto in passato, però, ricevo moltissime richieste di review sponsorizzate ogni mese e scarto la maggior parte di esse perché si tratta semplicemente di shitcoin senza alcun valore. Ho invece analizzato in profondità UbiCoin e personalmente ritengo che sia un progetto molto interessante, quindi ho accettato appunto di realizzare questa review per parlarne a tutti voi. Ciò premesso, personalmente ritengo sia un progetto valido, ma questo video non costituisce assolutamente un consiglio di investimento, ma è semplicemente la mia opinione, la mia review di questo particolare progetto. Perché ho deciso di occuparmi di UbiCoin? Perché ho visto una serie di tratti davvero interessanti. In particolare c'è un prodotto e un'idea di fondo molto interessante, quindi appunto l'implementazione di una piattaforma basata su blockchain per la compravendita di merci tra privati. Ci sono già partnership di primo livello, le vedremo fra poco, ma c'è Samsung tra i nomi coinvolti. La versione del prodotto MVP, quindi la prima versione preliminare già funzionante, è già in fase di beta, dovrebbe entrare a contatto con gli utenti entro pochissimi mesi, quindi questo è già un buon punto a favore perché significa che il progetto è già in fase di prelancio. E al di là di tutto c'è un'azienda consolidata, non c'è una startup dietro, ma si tratta di un progetto realizzato da un'azienda che è sul mercato già dal 2009 ed è già riuscita a raggiungere moltissimi utenti con app di ottimo livello, quindi si tratta di un gruppo ampiamente consolidato e dal quale ci si aspetta molto. Quindi abbiamo detto una sorta di eBay che introduce le criptovalute come mezzo di pagamento. Funziona esattamente come eBay, un'animazione disponibile sul sito ufficiale ci spiega quindi che c'è un utente, una ragazza interessata a vendere un vecchio computer, quindi tramite l'app appunto di UbiCoin lo mette in vendita, crea un annuncio come farebbe su eBay e lo rende disponibile e visualizzabile a tutti gli utenti che appunto hanno accesso alla stessa piattaforma. L'annuncio viene visto da un'altra persona, quindi un utente che invece ha larga, ampia disponibilità di criptovalute perché ad esempio è un miner, è un trader, è qualcuno che comunque ha dei portafogli importanti e desidera appunto acquistare questo nuovo computer. Quindi i due si parlano, si contattano e organizzano la vendita, il venditore invia il denaro in uno smart contract presieduto appunto dalla piattaforma UbiCoin, i due si incontrano, avviene effettivamente lo scambio, l'acquirente tramite il telefonino inquadra un QR code, quindi un codice creato da UbiCoin e generato per essere associato a questa specifica prodotto e conferma così l'avvenuta transazione. Questo sblocca il pagamento che arriva così alla ragazza che è contenta perché ha ricevuto il proprio pagamento sotto forma di criptovaluta. Quindi l'aspetto positivo per quanto mi riguarda è costituito proprio dal fatto che non è necessario che il venditore abbia competenze specifiche in ambito criptovalute, semplicemente riceve dei coin sul proprio wallet virtuale, mentre dall'altra parte il compratore appunto può finalmente spendere quello che è riuscito a generare tramite mining, dicevo tramite trading, tramite mille canali in criptovaluta in un bene dell'economia reale. Quindi questo è molto importante perché, come dicevo in un mio video precedente, proprio quello che manca in questo momento a livello del mercato delle criptovalute è l'adozione nel mercato e nell'economia reale di tutti i giorni. Quindi appunto tramite il sistema messo in piedi da UbiCoin possiamo aspettarci che ci sia una spinta e una penetrazione anche in questa fetta di pubblico che non ha nessuna esperienza con le criptovalute. Ci sono anche altri benefici oggettivi per chi mette in vendita merci su una piattaforma di questo tipo rispetto ad eBay. In particolare se andiamo a leggere le condizioni scopriamo che per le
delle piccole transazioni eBay trattiene il 3,5% in commissioni per processare il pagamento. Di solito quando compriamo non ce ne accorgiamo, ma quando invece vendiamo su eBay ce ne accorgiamo, e come? Perché questa somma viene decurtata dal denaro che viene effettivamente corrisposto al venditore. Invece con una piattaforma di questo tipo parliamo appunto dei soliti decine di centesimi di euro oppure dell'euro al più per effettivamente movimentare il gettone sulla rete Ethereum, perché si tratta appunto di un token compatibile, però siamo lontani dal 3,5% di valore sul prezzo del venduto. C'è poi la certezza del pagamento dovuto appunto all'utilizzo dello smart contract, e in caso di contestazioni sono previsti due livelli di arbitraggio, quindi ci sono due livelli ai quali ci si può rivolgere in caso la merce non sia effettivamente conforme alla descrizione oppure per qualsiasi altro motivo venditore e compratore siano in procinto di litigare. Questi due livelli funzionano che un primo livello è costituito da due utenti particolarmente meritevoli registrati alla piattaforma Ubicoin, che appunto svolgono il ruolo di arbitri e ricevono appunto un compenso per il proprio lavoro. In caso questo primo livello di arbitrariato non sia soddisfacente, ci si può rivolgere al secondo livello, che è costituito appunto da un team specializzato di Ubicoin. Come ogni progetto lanciato nel 2018, non poteva mancare la presenza dell'intelligenza artificiale. In particolare in questo contesto il ruolo dell'AI è quello di filtrare contenuti inadeguati per quanto riguarda le inserzioni oppure potenzialmente truffaldini, ma anche rilevare le frodi oppure aiutare l'utente a svolgere ricerche interpretando il linguaggio umano. Che cosa significa? Che posso semplicemente scrivere le specifiche, ad esempio, del prodotto che mi interessa nel campo di ricerca, e l'intelligenza artificiale dovrebbe imparare via via strada facendo quali sono che stiamo cercando e quindi ritornarci i risultati più consoni. Il sistema Ubicoin, dicevamo, utilizza un token proprietario che si chiama UBC per intenderci, che dovrebbe arrivare presto anche su tutti i più popolari exchange. Non è niente di particolare, è semplicemente un gettone, quindi un token in formato ERC20, quindi ERC20 standard compatibile con la rete Ethereum, può essere conservato in qualsiasi wallet per Ethereum già in circolazione come MyEtherWallet o qualsiasi altro app per telefonino che appunto supporti i token. Tutte le transazioni all'interno della piattaforma si svolgono in token UBC, quindi l'acquirente paga il venditore in UBC, il quale appunto pagherà poi eventuali tariffe di inserzione tramite lo stesso gettone. Una volta che ha ricevuto questi token può scegliere di conservarli oppure di scambiarli presso un exchange. Interessante notare che c'è un forte incentivo per i venditori a conservare il token, a parte per la speranza di un futuro apprezzamento, anche perché ottengono dei forti sconti sulle tariffe di inserzione a seconda di quanti token UBC stanno conservando. Quindi c'è questo incentivo a non dumpare tutti i token sugli exchange per ricevere immediatamente l'equivalente in valuta fiat. Il principale elemento che determinerà, a mio avviso, il successo di una piattaforma come Ubicoin sarà appunto la capacità di attrarre numerosi utenti compratori e altrettanti venditori. Il problema è che se Ubicoin riuscirà ad attirare i compratori, arriveranno naturalmente i venditori interessati anche a fare business. Questa è un po' una legge del mercato. Il problema è che i compratori non arrivano su queste piattaforme generalmente fino a quando non vi è una buona offerta di prodotti, e quindi siamo in una situazione un po' del gatto che si morde la coda. Non ci sono compratori perché non ci sono venditori, ma non ci sono venditori perché non ci sono compratori. Questa, in sintesi, è il problema di tutte queste piattaforme. Cosa pensa di fare Ubicoin per superare questo scoglio, che sanno benissimo anche loro è il principale limite alla diffusione del prodotto? Semplicemente capitalizzare su delle partnership importanti che, come dicevo in apertura, hanno già in corso con dei player del settore. In particolare il gruppo Ubank, che sviluppa Ubicoin, appunto Ubank è il nome della società che sta dietro al prodotto, ha firmato già dal 2009 un accordo con Samsung per la preinstallazione delle proprie app su tutti gli apparecchi Samsung venduti nei paesi dell'est Europa e nei paesi del centro Asia. Quindi tutti i telefoni venduti in questi territori, compreso il Galaxy S9, che è appunto lo smartphone di punta nel momento in cui registro questo video,
hanno l'app Ubank e altre applicazioni edite appunto dal gruppo Ubank preinstallate sul telefonino. La strategia di Ubicoin sarà appunto quella di integrare la piattaforma di compravendita Ubicoin all'interno dell'app Ubank, che quindi sarà distribuita a tutti gli utenti Samsung che già ce l'hanno preinstallata sull'apparecchio. Questo ovviamente darà al market un'esposizione, una visibilità enorme, perché appunto ci sono dei numeri veramente della Madonna per quanto riguarda gli installati Ubank. Si parla in particolare di 16 milioni di installazioni. Ovviamente non possiamo guardare al mercato europeo e italiano, perché appunto l'accordo con Samsung vale solo per una decina di territori, che sono fondamentalmente la Russia, Armenia, Bielorussia e tutta quella zona di influenza lì. Quindi ancora non ci sono preinstallate le app sui telefoni distribuiti in Europa oppure in Italia o in America. Però ecco, sono molto forti sul mondo russo e centro Asia, che è proprio dove andranno ad insistere con questo prodotto, almeno inizialmente. I numeri sono veramente paurosi, perché appunto 20 milioni di installazioni sono veramente tantissime. Andando a guardare però in dettaglio, si parla di un più ragionevole 2,5 milioni di utenti attivi interagiscono con l'app di Ubank per inviare denaro. Questo al momento è lo scopo dell'app di Ubank. Ecco però che, nonostante siano ridimensionati da 16 milioni di installazioni a 2,5 milioni di utenti con 200.000 attivi quotidianamente, quindi abbiamo fatto un ridimensionamento notevole, si tratta comunque di un numero veramente molto importante, che ben fa sperare per l'esposizione che Ubank e Ubicoin avrà presso il grande pubblico. Oltre a Samsung c'è anche un altro accordo simile firmato con la società Fly, che distribuisce telefoni di fascia budget in Russia e nella stessa area di influenza. Fly non è un nome particolarmente conosciuto nella nostra zona, proprio perché non distribuiscono telefoni in Italia, però da quello che ho capito sono molto forti sui mercati dell'est Europa e del centro Asia, proprio perché appunto realizzano degli apparecchi di fascia budget a basso costo. Quindi qui l'accordo, a differenza di quello con Samsung, a valenza mondiale, quindi tutti gli apparecchi Fly realizzati hanno appunto il pacchetto di applicazioni Ubank preinstallato. Questo dovrebbe dare un ulteriore boost di visibilità a Ubicoin non appena verrà effettivamente integrato all'interno dell'applicazione Ubank. Spulciando fra le informazioni disponibili sul sito ufficiale, ho trovato un riferimento molto molto ghiotto, ovvero pare che la società abbia già firmato un terzo accordo anche con Huawei per la preinstallazione delle app Ubank sui telefoni venduti nella zona est e appunto in Asia. Se questo appunto fosse vero, come non ho ragione di dubitare, si sarebbe sicuramente un ulteriore passo in avanti per la diffusione e la visibilità che potrebbe ottenere effettivamente il market. Bisogna precisare però che in questo caso già il sito ufficiale chiarisce che è stato firmato l'accordo, ma la fase attuativa non è ancora stata implementata, quindi le app non sono ancora formalmente installate e realmente installate sui telefoni Huawei, però ci si aspetta che questo arrivi a breve. Ultima nota importante per quanto riguarda le partnership: si citano anche altri tre brand di importanza internazionale, ovvero LG, Nokia e Motorola, per quanto riguarda quelli con i quali Ubank, la società Ubank, sta intrattenendo rapporti appunto per la preinstallazione dei prodotti oppure per un qualche altro tipo di partnership che possa spingere le applicazioni sui loro apparecchi. Oltre alla preinstallazione c'è anche la possibilità di scaricare e di installare l'applicazione Ubank dagli store ufficiali per Android e iOS. Io ho dato un'occhiata in questo momento, in particolare per Android ci sono circa 25.000 installazioni, che non sono tante in senso assoluto, proprio perché probabilmente è la componente di preinstallazione sugli apparecchi Samsung e Fly che fa il grosso dell'utenza. Il numero di persone che installa volontariamente tramite Play Store deve essere sensibilmente più ridotto. C'è da dire che quelli di Ubicoin e Ubank non nascondono il fatto che sia proprio questa la loro forza, e hanno dichiarato che stanno investendo
spendo in questa fase ancora relativamente poco in marketing, proprio perché sono soddisfatti dell'andamento che stanno e dei risultati che stanno ottenendo tramite la preinstallazione di Samsung e Fly. Questo gli consente, dichiarano sul loro sito, di un costo per l'acquisizione di nuovi utenti fra i più bassi del settore. Quindi rispondo rapidamente a una domanda che mi faccio sempre quando approccio questi progetti: perché non utilizzare Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta e introdurre un proprio token proprietario per la gestione dei flussi di pagamento all'interno della piattaforma? Sul sito ufficiale i ragazzi di Ubank rispondono formalmente a questa domanda e in poche parole stanno dicendo che la necessità di introdurre un token è per semplificare tutto il processo. In particolare fanno un'osservazione molto corretta e dicono che consentire di pagare con qualsiasi criptovaluta oppure quantomeno con le più popolari avrebbe introdotto un livello di complessità e un motivo di attrito in più. In particolare avrebbe costretto i venditori e i compratori a stabilire quali monete accettare. Un venditore per esempio avrebbe voluto accettare Ripple, ma magari il compratore non ne disponeva perché aveva solo Litecoin ad esempio, quindi questo era un motivo di attrito in più. In un'ottica di semplificazione è stato introdotto l'uso del token, cosa che secondo me ha piuttosto senso dato il mercato e il tipo di operazione che stanno cercando di fare quelli di Ubicoin. Si parla poi anche della volontà di limitare l'oscillazione di valore, quindi la volatilità del valore delle criptovalute, e appunto per questo il team di Ubicoin ha previsto dei meccanismi finanziari ed economici, sostanzialmente dei buyback dei token oppure dei burn dei token periodici, per stabilizzare o per cercare di limitare la volatilità del gettone. Sappiamo che queste cose, dato la forte volatilità delle criptovalute, non sono garantite, però appunto hanno anche questo strumento in più utilizzando un token. Tutto sommato, secondo me la spiegazione sta in piedi, ha senso, e quindi possiamo andare avanti tranquilli che c'è comunque una reale utilità nel gettone Ubicoin. Per quanto riguarda la roadmap futura, ci sono già una serie di iniziative in corso. In particolare, nel momento in cui registro questo video, l'app Ubicoin nel mercato asiatico dovrebbe essere lanciata a brevissimo. Sono attualmente in una fase di beta testing. Allo stesso tempo l'esordio di Ubicoin sugli exchange internazionali dovrebbe essere anch'essa a strettissimo giro. Per quanto riguarda l'evoluzione del prodotto in futuro, l'arrivo della piattaforma nell'est Europa, quindi in Russia e zone limitrofe, dovrebbe attuarsi, è prevista per il primo trimestre del 2019. Nel corso dello stesso anno le operazioni verranno estese anche alla Corea in prima battuta e all'America Latina in seconda. Verso la fine della decade, invece 2020-2022, ci si aspetta il lancio in Nord America. Ubicoin è un prodotto realizzato da Ubank, quindi un'azienda consolidata nei mercati dell'est con un buon portafoglio di altri prodotti, investitori, impiegati e partner. Gli uffici fisici si trovano a Mosca. La squadra è composta da oltre 50 persone, quasi la metà delle quali occupano lo sviluppo delle risorse mobile, quindi dell'app mobile per iOS e Android. Per quanto riguarda il settore blockchain, ci sono dedicate 5 risorse full time al momento. Il resto degli impiegati si divide fra vendite, marketing, supporto strategico e la gestione dei progetti. Non ho dedicato molto tempo alla valutazione dei singoli membri del team, proprio perché non siamo davanti a una startup come invece succede come la maggior parte dei progetti che si affiancano o che si affacciano oggi sul mondo della blockchain, ma si tratta di un gruppo collaudato e attivo e redditizio sin dal 2009, quindi non ci sono grossi dubbi in questo momento sulla bontà della squadra. La bontà della squadra è stata riconosciuta anche dal gruppo di investimento Runa Capital, che ha già versato 8 milioni di dollari nel 2013, prima ancora che si affacciassero sul mondo blockchain. Il gruppo Runa Capital non lo conoscevo, ho dato una rapida occhiata ed è uno dei più grossi gruppi di investimento in Russia, quindi anche diciamo i capitalist, i venture capitalist, stanno credendo in questo progetto già addirittura da molti anni, prima che ancora arrivasse il fenomeno della blockchain. Ad aprile 2018 Ubank ha ricevuto un secondo round di finanziamenti da parte di un altro fondo e a maggio 2018 sono entrati anche quelli di Amerus Group, quindi un altro gruppo di investitori del 2018. Questi ultimi due round di finanziamenti non hanno comunicato quali sono stati gli importi versati, però comunque ci sono già 3 fondi di venture capitalist che hanno deciso di credere in questo progetto, quindi un'altra conferma che tutto quello che stanno facendo sembra essere promettente. La squadra di Ubicoin e di Ubank partecipa regolarmente agli
degli eventi di settore, mi hanno segnalato in particolare due manifestazioni delle quali non leggo i nomi perché sono in asiatico e cinese, quindi evito di fare figuracce. Sostanzialmente sono spesso occupati a visitare le fiere di settore e ad incontrarsi nei meetup con gli utenti e i fan con delle presenze fisiche. Quindi qualche numero importante per quanto riguarda l'attività community: sul canale Telegram ci sono attualmente solo 2000 iscritti per quanto riguarda gli annunci, ma la forza pare essere nella chat degli utenti, quindi quella in cui le persone e gli investitori si scambiano liberamente i messaggi. Lì ci sono addirittura 23.000 persone, quindi un numero molto buono. L'account Ubicoin su Twitter conta un ottimo numero di follower, sono 20.000, mentre sul gruppo Facebook ci sono circa altre 15.000 persone, quindi la presenza social è piuttosto buona. Non hanno ancora un reddito ufficiale, però hanno un blog Medium molto interessante nel quale raccontano tutte le loro novità. Il codice sorgente è pubblicato e disponibile su GitHub. Ubicoin si è affacciata sul mercato tramite una ICO divisa in due fasi. Il 5% dei token sono stati venduti in una pre-sale privata, mentre il 45% del totale è stato rilasciato tramite una ICO che scadrà il 27 agosto. Sto registrando questo video proprio gli ultimi giorni della ICO. Lodevole la decisione di allocare fino al 10% del capitale in un eventuale buyback, come dicevo prima, del token finalizzato a stabilizzarne il prezzo. Inoltre hanno già comunicato che il 5% dei token raccolti tramite le fee, quindi le commissioni pagate dai venditori per pubblicare i propri annunci, verranno via via bruciati, quindi c'è un token burn che dovrebbe incrementare il valore del gettone sul lungo periodo. Bene, sono giunto alla conclusione. Come riassumere questo progetto Ubicoin? Per quanto mi riguarda, prodotto molto buono, lo stanno già provando in beta, lo rilasceranno presso il bacino di utenza sui quali sono presenti, che è veramente molto ampio, quindi da un giorno all'altro avranno così un bacino di utenza che avrà accesso al market davvero importante, sia di venditori che di compratori, quindi si spera che possano avere un'elevata visibilità. Il team pare essere solidissimo, gli investitori istituzionali, se così vogliamo chiamarli, quindi i venture capitalist, stanno già cacciandoci dentro tantissimi soldi perché riconoscono il valore di questo progetto, quindi in linea di massima secondo me Ubicoin ha tutti i tasselli giusti per andare molto bene. Naturalmente la ciliegina sulla torta è il nome di Samsung appiccicato di fianco a Ubicoin, quindi la partecipazione e la possibilità di Samsung di preinstallare le applicazioni. Se l'applicazione dovesse prendere piede, ovviamente c'è la possibilità che Ubank possa rendere ancora più appetibile la propria proposta economica nei confronti di Samsung e possa convincerli ad installare l'applicazione, quindi a preinstallarla sui dispositivi in vendita in tutto il mondo. Questo farebbe veramente esplodere la valorizzazione di Ubicoin, però ecco, andiamoci piano perché in questo momento non ho trovato nessun riferimento a riguardo ed è semplicemente una mia supposizione, però sono sicuro che ci stanno sperando anche quelli di Ubank che possa succedere qualcosa del genere. Tornando con i piedi per terra, però, c'è il contratto firmato con Huawei che, se dovesse appunto essere attuato ed essere implementato, aumenterà immediatamente la visibilità del progetto, e poi tutti gli altri, LG, Motorola eccetera, che sono in coda con la possibilità di entrare e di preinstallare anche loro l'applicazione sui mercati asiatici e dell'est Europa. Quindi di nuovo una buona possibilità anche per superare lo scoglio del coinvolgimento iniziale del bacino di utenti che dovrà cominciare effettivamente ad acquistare e vendere tutto quanto. Bene, da Zani di Turbola.it è tutto. Se il progetto di Ubicoin vi interessa e volete partecipare all'ICO, potete farlo seguendo il link che ho inserito qua sotto. Riceverò una commissione appunto sul vostro acquisto e sulla vostra partecipazione all'ICO. Grazie in anticipo se lo farete. Se non volete passare dal mio link referral, nessun problema, trovate tutti i riferimenti sul sito ufficiale cliccando sul pulsante appunto per ottenere i token. Come al solito invece, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qui sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Se volete esprimermi il vostro parere, raccontarmi cosa ne pensate del progetto Ubicoin, i commenti qua sotto sono a vostra disposizione, li leggo sempre molto molto volentieri, quindi non trattenetevi. Per invece essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, ricordate di cliccare il pulsante rosso iscriviti che trovate qua sotto e anche sulla piccola campanellina che si trova di fianco per ricevere la consueta notifica. Da ZaniDiTurbola.it è tutto, grazie, al prossimo video, ciao!